il turismo non è un bene comune, il turismo è un'attività che si può fare per valorizzare i beni artistici, e per trarre profitto dai beni ambientali. Quindi, non so se il turismo inteso come attività può essere inserito nella categoria del bene comune. Ok, io posso spiegare che cos'è il bene comune e ve lo spiego in termini giuridici, soprattutto perché insegno diritto, e che poi comunque è l'aspetto centrale della definizione di bene comune. E poi, se volete, parliamo del turismo, ma non classifichiamolo come bene comune, perché il bene comune è il paesaggio, la cultura. Poi è anche l'attività umana, perché se parliamo del bene artistico, monumentale, eccetera, è frutto del lavoro umano. Però il turismo è un'attività legata a un settore dell'economia per trarre vantaggio, cioè nel senso di profitto, da tutti questi beni, insomma, no? Quindi mi sembra un po', ecco, questo volevo dirvi. E poi vediamo con le altre domande. Come fa chi si occupa di garantire il bene comune? Va bene, oltre a quali sono alcuni criteri che un bene deve avere? Ok, ci sono giornate dedicate al patrimonio europeo, certo. Quale patrimonio? Va bene, no, questo, ecco, questo era un Va bene. aspetto che mi. E poi vediamo le vostre. Glielo do qua. Sì, ridammele perché le avevo lette a suo tempo. Poi non mi ricordo più. Allora, cosa significa per lei bene comune? Per se stesso. E anche quando si parla di patrimonio turistico, e quando si parla di patrimonio, allora ok. Secondo lei sono sufficienti tecniche per preservare questi beni, in particolare nel nostro territorio, nel quale entriamo? Ok, più o meno voi invece parlate dell'Olmo. Sì, che è fondamentale, Ok. Esatto. Morte, Beh, certo. Cosa fa e in cosa consiste il suo lavoro? Il suo lavoro, intendete il mio lavoro oppure sì. il lavoro? Ah, ok. Quali so che non è un lavoro, una passione. Perché il lavoro presuppone un reddito. Qua di reddito nulla, zero. Ma solo tanta, tanta passione, insomma. Ecco. Quali sono le aree circostanti più di rischio? Per il suo, come giudice. Ok, va bene. Sì, è un po' più articolato, diciamo, però riproduce più o meno le stesse domande. Prego. Allora, quali patrimoni sono presenti in Italia e quali in Veneto, per esempio? Ah, ma scusa, tu parti subito da questo e non dal bene comune, puoi farmi la domanda sul bene comune? Bisogna chiederti solo le stesse domande, Inizia, diciamo. inizia pure sul bene comune, che è importante parlare del bene comune. Allora, qual è il bene comune e cosa lo differenzia dal bene comune turistico? Ecco, allora, il bene comune noi sentiamo spesso parlare di beni comuni, c'è un'inflazione, abbiamo sentito da qualche anno a questa parte definire Italia bene comune, ad esempio, no? Oppure il lavoro è un bene comune, la cultura è un bene comune. Allora, cerchiamo di capirci, c'è un'inflazione di significati, ma dal punto di vista giuridico il bene comune sfugge alla classificazione classica del bene privato e del bene pubblico. È una terza categoria che esce quindi dal concetto di proprietà, sia privata che pubblica, perché il bene comune è un bene che appartiene a tutti. Quindi alla collettività, alla comunità, che tutti possono utilizzare e di cui tutti possono usufruire, ma che nessuno può appropriarsene. E quindi non c'è più il concetto di proprietà, perché il bene comune è il paesaggio, ad esempio, è l'acqua, è l'aria, di cui nessuno può diventare proprietario, che significa esercitare il diritto di proprietà, perché tutti possono usufruirne e utilizzarlo. Quindi è un concetto importante e nuovo, di cui si sono appropriati, per esempio, alcuni movimenti, che è diventato di moda in seguito a un referendum sull'acqua pubblica, bene comune, che è stato vinto 5 anni fa, mi sembra nel 2011.
a furor di popolo e che poi purtroppo i diversi governi che si sono succeduti invece hanno annullato di fatto, ma in quel referendum gli italiani si sono espressi in modo molto chiaro sul fatto che l'acqua, essendo un bene comune, quindi di tutti, non poteva essere fonte di profitto per nessuno. Non so se è Sì, chiaro il concetto del bene comune. proprio. Ok. Chi si occupa di garantire il bene comune oltre alla politica? E come si fa ad occuparsene? Allora, innanzitutto dovrebbe essere la politica. Noi diamo per scontato che sia la politica ad occuparsi della tutela e della valorizzazione dei beni comuni. Talvolta lo fa, altre volte no, purtroppo. È evidente che la tutela di questi beni non può quindi essere affidata esclusivamente alla politica, proprio per i motivi che vi ho appena detto. E dunque, essendo beni di tutti, dovrebbe essere la comunità, e la comunità siamo noi, cioè sono i cittadini, quelli che hanno dei diritti. Tra i quali appunto diritti fondamentali che sono sanciti dai primi 12 articoli della Costituzione, tra cui vi è anche per esempio l'articolo 9 che parla della tutela del paesaggio, che è uno dei beni comuni più importanti sui quali per esempio l'economia nazionale potrebbe, dai quali potrebbe partire per un rilancio, dell'economia stessa. E io volevo chiedere quindi che cos'è il patrimonio culturale e quello naturale e chi è addetto alla protezione di essi. Allora, patrimonio culturale e patrimonio naturale. Patrimonio naturale è tutto ciò che riguarda l'ambiente, la natura, che ci regala questo pianeta, quello che Enzo Tiezzi, che è uno degli scienziati fondatori dell'ambientalismo italiano, ad esempio nell'84 scriveva La mela azzurra, no? Mentre invece il patrimonio culturale è tutto ciò che è prodotto della creatività dell'uomo, in sostanza. Quali sono alcuni dei criteri che un bene deve avere per essere considerato un patrimonio culturale di valore universale? Allora, beh, questi sono criteri che non definisco io, del resto nemmeno quello che ho appena detto finora è cosa mia, è farina del mio sacco. Questo lo definisce l'UNESCO, come voi sapete, che è questa agenzia specializzata dell'ONU, nata nel 1945, mi sembra, no? È stata un'intuizione felicissima, a mio parere, perché in piena guerra mondiale i ministri della cultura dei paesi alleati, cioè dei paesi che si erano messi assieme per sconfiggere il nazismo di Hitler, si riuniscono a Parigi e intuiscono che la cultura della pace viene e può essere trasmessa anche attraverso l'arte, la scienza, l'educazione e dunque è l'UNESCO che poi definisce e dà indicazioni con 10 criteri che per l'appunto permettono di individuare un sito importante dal punto di vista mondiale, un sito patrimoniale importante dal punto di vista mondiale. Sono 10 criteri che noi possiamo leggere utilizzando anche internet in qualsiasi sito. E per diventare un sito patrimonio mondiale dell'UNESCO basta rispondere ad uno solo di questi. Tra questi possiamo elencarli una bellezza particolarmente particolare, una bellezza ambientale o paesaggistica straordinaria, no? Di fatto, per esempio, le nostre Dolomiti sono state dichiarate sito UNESCO proprio per questo motivo. Oppure un'opera particolare dell'ingegno umano, no? E in Italia, per esempio, è stato individuato il Cenacolo di Leonardo da Vinci che si trova a Milano, anch'esso è definito. Oppure pensiamo, sito UNESCO è la
il centro di Venezia, se parliamo del Veneto, no? Noi nel Veneto ne abbiamo parecchi. E ci sono giornate dedicate al patrimonio europeo e chi è coinvolto in queste giornate? Voi sapete che ci sono queste giornate dedicate al patrimonio europeo e l'Italia aderisce, fra parentesi, il Ministero della Cultura e dell'Istruzione vi aderisce ormai da 11 edizioni, mi sembra, e sono le giornate in cui il Ministero per appunto apre a tutti gratuitamente i musei, non solo quelli archeologici, ma anche musei di arte, eccetera, eccetera, e quindi noi questa ricorrenza, insomma, in Italia viene ripresa ogni anno. Quali patrimoni sono presenti in Italia e quali in Veneto? Vabbè, in parte vi ho già risposto, però ecco, c'è da dire questo e da aggiungere questo, che ci sono 53 siti UNESCO in Italia, è il primo paese nel mondo in questo senso. Non mi ricordo qual è il secondo, è seguito dalla Francia, però non vorrei sbagliare, con 53 siti e altri paesi europei. Questo sta ad indicare come il patrimonio monumentale, artistico, archeologico ed ambientale di cui gode l'Italia è una ricchezza che potrebbe riconvertire completamente, se sfruttato in un modo adeguato. Forse il verbo sfruttamento è un po' sbagliato, se valorizzato in modo adeguato e tutelato in modo adeguato, perché pensiamo che è talmente grande che il governo non riesce nemmeno a stanziare i fondi sufficienti per tutelarlo. Pensiamo a Pompei, ad esempio, no? Fino a 2 o 3 anni fa c'erano calcinacci che cadevano dai resti di alcune case di Pompei, ed è una cosa che grida vendetta, perché Pompei richiama o potrebbe richiamare milioni e milioni di persone in termini di turismo, d'accordo? Allora, dico che bisognerebbe che l'Italia si impegnasse molto di più e destinasse fondi maggiori alla tutela, alla valorizzazione di questa nostra realtà. E che sono le iniziative proposte dall'uomo per il recupero delle aree degradate? Scusa, non ho capito la domanda. Chi promuove le iniziative? Chi promuove, ok, non avevo capito il verbo. Chi le promuove? Beh, non c'è un soggetto che è obbligato a promuoverle, c'è un soggetto pubblico che dovrebbe svolgere questo compito, e però anche i soggetti privati, per soggetto intendo non solo persone fisiche come siamo noi, ma enti, associazioni, per l'appunto comitati, che laddove l'ente pubblico è insufficiente o non si occupa in modo adeguato di questa funzione, talvolta, anzi spesso in Italia, subentrano queste associazioni, che possono anche essere riconosciute. Ci sono associazioni nazionali, Italia Nostra ad esempio si occupa della questione monumentale che esiste in Italia, ha centinaia di migliaia di associati. Lega Ambiente si occupa delle questioni soprattutto legate all'ambiente naturale, evidentemente. E poi altre associazioni, WWF, poi ci sono associazioni internazionali tipo Greenpeace, che forse è la più nota per la sua modalità di intervento militante e si occupa di sia di ambiente che di problemi legati allo sfruttamento animale, perché anche quello è una problematica non irrilevante. Grazie. Grazie. Prego. Le facciamo questa domanda sul volume. Le vostre adesso abbiamo delle cose da aggiungere rispetto alle loro domande, noi, cioè noi voi, o abbiamo una domanda sul volume? No, beh, abbiamo qualche cosa da aggiungere e sì. Poi abbiamo anche la domanda sul volume. No, che direi che è la più importante, che sì. Ci interessa di più in assoluto. Quindi magari finisci direttamente da quella o... Quindi allora, noi volevamo sapere esattamente che cos'è
il progetto del Comitato L'Olmo di Este. Allora, il comitato nasce un anno fa e parte da una considerazione che è stata fatta da alcuni residenti di quell'area che si trova vicino alla Chiesa della Salute e che comprende quel quartiere fino alla porta di San Francesco, più o meno. E la considerazione qual era? Che si trattava di un'area di grandissimo valore storico ed archeologico, e poi vedremo perché, ma che nel contempo era un'area assolutamente abbandonata a se stessa, soprattutto al degrado, alle bacce alte, alla sporcizia, ai rifiuti che vi venivano gettati dentro. Insomma, c'era questo rincrescimento, anche perché si tratta di un'area che di 10.000 metri quadri, quindi un'area abbastanza vasta dal punto di vista della superficie, che all'interno di una struttura urbana quasi centrale, vicino al centro storico, con un edificio ex industriale, l'ex officine Negrello, anch'esse in completo abbandono. Passando per di là sembrava di passare in una città appena bombardata. Infatti l'affermazione che si faceva sempre sembra di essere in centro a Sarajevo dopo i bombardamenti. Ed era veramente cioè avevamo espresso rincrescimento e anche un po' di rabbia fondamentalmente per l'abbandono con cui l'ente pubblico, nel nostro caso il comune, aveva lasciato per decenni quell'area. Quindi, secondo lei, sono sufficienti le tecniche adoperate per preservare questi territori, questi beni in particolare nei nostri territori? Allora, se vogliamo rimanere sul discorso dell'Olmo, io direi che cioè, è visibile a chiunque che le attività messe in atto sono assolutamente sufficienti perché lì si voleva fare un parcheggio. Anzi, l'amministrazione comunale ha programmato un parcheggio al servizio della città. Oggi è utilizzata, ad esempio, per parcheggiare le auto in occasione di alcuni eventi particolarmente importanti che attraggono persone ad Este, quali la festa dei fiori. In quell'occasione tagliano l'erba e poi lasciano che l'area abbandonata. Ecco. Allora, io ritengo che, per esempio, in questo caso sia necessaria l'attività dei cittadini. Noi ci siamo organizzati spontaneamente in un comitato e abbiamo iniziato a proporre, a fare delle proposte ben precise, partendo da che cosa? Partendo dall'analisi della storia di quel territorio, perché ogni porzione anche delle nostre città, ma non solo delle città, quindi delle aree urbanizzate, ha una sua storia e spesso se andiamo a cercarla, scopriremo che è una storia molto importante. Sempre per quanto riguarda l'Olmo, la storia è che lì c'era il centro dell'antica teste romana, ovvero quando in Este governava Roma, e quindi dal secondo secolo avanti Cristo fino al quarto secolo dopo Cristo. Per 600 anni il centro urbano si trovava in area Olmo, perché lì gli scavi archeologici hanno trovato reperti importanti, in modo particolare nell'area oggi, dove oggi c'è il prato, chiamiamolo così eufemisticamente, verde, c'era il decumano massimo, che era una delle arterie principali della città romana che portava al foro. E poi dove c'è il muro che divide l'area Olmo da Via Salute, quindi dalla strada, iniziava il foro. Il foro corrispondeva alla piazza maggiore attuale, cioè aveva le stesse funzioni, ma era molto urbanisticamente più grande. Era, si suppone, lo suppongono gli studiosi, ovviamente gli archeologi che lì hanno fatto scavi nell'84, che fosse travolte tanto l'attuale Piazza Maggiore di Este.
E non solo, quell'area lì ha anche riservato delle sorprese, perché quando siamo andati a studiare la storia di quell'area abbiamo anche scoperto che lì c'era l'antico cimitero ebraico. A Este, gli ebrei avevano, i primi ebrei a Este arrivano nel 1300, primi che vengono attestati, ok? Ad Este. Dal 1600 al 1930 il loro cimitero si trovava lì. Ecco allora che adesso non c'è più perché è stato spostato. Nel 1930 è stato spostato perché la città di Este doveva costruire via Pellesina e quindi hanno abbattuto. C'era anche la casa del custode del cimitero, è stata abbattuta e sono state spostate tutte le tombe, una quarantina circa, che si trovavano lì, sono state spostate in cimitero maggiore, in un angoletto un po' nascosto che nessuno vede, ma che è molto suggestivo, professore, forse ne sa qualcosa. Quindi noi siamo partiti dalla storia, cioè che cosa ci raccontava quell'area, che all'apparenza è un'area assolutamente anonima, di cui nessuno si sarebbe accorto, ma che invece è stato il centro vitale della città per 600 anni. Ora, rivitalizzare, valorizzare quell'area lì a livello archeologico sarebbe un punto di orgoglio per la città, ma anche sarebbe un abbellimento urbano ed architettonico, ok? Ed inoltre potremmo anche utilizzarla per metterci qualche albero, che ovviamente ci consente la sovrintendenza, perché voi sapete quando un'area è archeologica, è vincolata, ovvero non si può fare ciò che si vuole, perché la sovrintendenza tutela quel tipo di aree e quindi potrebbe diventare però, ovviamente in accordo con la sovrintendenza, un polmone verde e quindi avrebbe anche una valenza ambientale, quindi bene culturale e bene ambientale contemporaneamente. Quindi la nostra nazione a livello europeo può competere nell'ambito della preservazione dei beni con gli altri paesi? Allora, la nostra nazione, come dicevo prima, ha un terzo del patrimonio archeologico e artistico mondiale. Credo che abbia molto da imparare ancora da altri paesi, però nonostante questo pensiamo alla Francia e a quanto, per esempio, la vicinissima Francia investe in questo settore in confronto all'Italia, quasi il triplo. Purtroppo io credo che il nostro paese sia ancora arretrato su questo fronte. Quindi, a parer suo, come giudicherebbe il lavoro svolto dall'UNESCO durante questi anni? Beh, l'UNESCO è un'altra cosa, ovviamente non è l'Italia, per fortuna c'è stato l'UNESCO che non so se è stato particolarmente efficace, però io credo che per quanto riguarda il patrimonio europeo sia riuscito a imporre all'ordine del giorno una riflessione dei governi che si sono succeduti per la valorizzazione di questo patrimonio. E io credo che, e dico per fortuna c'è l'UNESCO, insomma. Ok. Noi abbiamo finito. Beh, faccio una domanda io sull'Olmo che non avete fatto. Un comitato come l'Olmo, come fa a farsi strada sul territorio? Cioè attraverso quale iniziativa, insomma, si fa strada sul territorio e comunica e collabora con l'amministrazione comunale? Beh, allora, io posso dire come ci siamo fatti strada noi come comitato. Poi ci sono altre realtà associative che lavorano su questo terreno, anche nella nostra zona, che sono molto forti e sono molto bravi, sono riusciti a ottenere gli obiettivi che si erano prefissi, soprattutto dal punto di vista ambientale, però di tutela dell'ambiente. Noi lavoriamo invece sul fronte della valorizzazione urbana attraverso la tutela di un'area, in modo particolare di quell'area lì. Allora, è un anno che noi lavoriamo in realtà. Al nostro interno
ci sono cittadini qualsiasi, anche associazioni, associazioni ambientali, associazioni culturali, perché si sono unite pur nelle loro differenze per raggiungere questo obiettivo. Secondo me è un metodo virtuoso che supera le diversità e le differenze, che invece caratterizzano spesso anche l'arcipelago, no? del volontariato su questo fronte. Noi ci siamo fatti conoscere e credo anche stimare in certo modo attraverso le nostre numerose iniziative, sia di carattere culturale, anzi soprattutto di carattere culturale storico. Avevamo bisogno di dialogare con i cittadini, perché per me, ma anche per gli altri esponenti, componenti dell'Olmo, è essenziale che attorno a un progetto di questo genere ci sia la condivisione di chi vive in quell'area. Non è che un comitato arriva dall'esterno e dice: ok, noi dobbiamo valorizzare quell'area, e magari i residenti sono contrari, perché è un processo che deve coinvolgere tutta la comunità. E su questo abbiamo lavorato parecchio, perché per esempio abbiamo compilato un questionario che abbiamo fatto, non mi ricordo più il verbo, che abbiamo somministrato ai cittadini in generale di Este, ma soprattutto ai residenti, e abbiamo detto: guarda, questa è un'area che bisogna assolutamente rivitalizzare, quali sono le tue proposte? E abbiamo raccolto sui 350 questionari, perché era essenziale che ci fosse una partecipazione attiva anche dei residenti. Poi, in un secondo momento, li abbiamo riconvocati attorno a una petizione che abbiamo presentato in Consiglio Comunale, con la quale chiedevamo che quell'area che è destinata a parcheggio cambiasse la sua destinazione d'uso, cioè diventasse area verde, perché è necessario che quando si utilizza un'area ci sia una destinazione urbanistica, perché se il comune prevede che lì c'è parcheggio, noi possiamo chiedere tutto ciò che vogliamo, ma non se ne fa nulla, e quindi era un passaggio necessario. E tutti sono venuti a firmare in un'unica mattina, in 2 ore, le prime 2 ore, poi abbiamo fatto per 3 sabati successivi, siamo andati lì sotto l'olmo, che è questo albero gigantesco, secolare, che caratterizza l'area, è per questo che ci siamo chiamati, fra l'altro, così. Abbiamo raccolto in 2 ore 120 firme di residenti del quartiere, che sono venuti spontaneamente a firmare, e lì siamo stati confortati dell'idea che le nostre proposte potevano essere portate avanti con forza, perché avevamo capito che i cittadini più coinvolti ci appoggiavano. I rapporti con l'amministrazione non sono particolarmente felici e non sono particolarmente facili, perché l'amministrazione dice: lì c'è una destinazione di parcheggio, e loro sono andati in campagna elettorale promettendo più parcheggi. Infatti il nostro slogan è: meno parcheggi, più parchi. Ok, pertanto noi ci siamo incontrati, abbiamo chiesto ben 2 incontri con la sindaca, li abbiamo tenuti, ci siamo confrontati e abbiamo fatto questa petizione affinché ne parlasse l'intero Consiglio Comunale, quindi che il confronto non rimanesse solo tra noi e la sindaca, ok? E questo è ancora un terreno aperto, perché in Consiglio Comunale, che c'è stato 2 settimane fa, insomma, bisogna dire che molti hanno riconosciuto al comitato una valenza importante, perché noi per l'appunto non stiamo lavorando contro, stiamo lavorando per. Cioè stiamo lavorando per la bellezza, stiamo lavorando per il paesaggio, per recuperare una fetta di storia, la città che è dimenticata, e questo l'hanno capito tutti, tant'è che ci sono stati numerosi interventi a nostro favore dell'opposizione consiliare, ma la stessa maggioranza
ha tenuto aperto un piccolo varco, cioè non ha detto non accogliamo la vostra proposta, ha lasciato aperto questo varco e noi dentro questo varco speriamo di lavorarci parecchio, insomma, ecco. E quindi sono abbastanza speranzosa, certo sono battaglie che non si esauriscono in un giorno, neanche in un mese. Se c'è l'amministrazione amica, sì. Se c'è l'amministrazione amica, le cose sono più celeri. Amministrazione amica significa che condivide l'obiettivo, ma se ci sono amministrazioni che dicono no, allora la battaglia è molto più lunga, come tutte le battaglie di questo mondo e di questa umanità. Purtroppo, gli obiettivi si conquistano anche con tanta pazienza, tenacia, passione, convinzione e così via, insomma. Avete altre Voi dove abitate? domande? No. Io Este. Io non so, Alice. Ah, bene. E tu? Io vescovana. Io sono di Solesino. Ah, non sei estensi. Beh, perché gli Lei estensi volevo invitarli. forse abita Ravenna, sua Lugiano. Ah, sua cugina sì. dove abbiamo fatto la manifestazione lì per, Sì, come si dice, per il per la memoria, cimitero. nella piazza.